Vado dal mio amico Molghera, che non è Molghera, ma fa lo stesso. Vado da Moldenottera. Lei. C'è un Korogu qua. Sopra la base. State zitti un attimo, dai. C'è un Korogu. Volete mica fare in perdita il Korogu? Una volta che ne trovo uno. Uno a caso così, davvero, no, sono. È una cosa allucinante. Ho letto un commento di uno di voi che ha detto che ne aveva trovati 685, tipo 87. Va bene. Oh! Eccola là! È lei? Dune di Torma, è lei? È la nostra amica. Vorrei guidare un Lizalfoss. È possibile guidare un Lizalfoss? Dite di no, vero? Che triste. Ciao. Ok, andiamo. Andiamo, aspetta, però. Perfetto. Vediamo se frecce gelate. Frecce gelate gli faccio un sacco di danni. Forza, vieni qua. Sì, in mezzo ai. Oh! Che verso fa? Oh! No, è spettacolare! Spettacolare, la voglio la foto! Spettacolare. È bellissima. È bellissima. Guardate se per colpa di un cacchio di Lidlfo qua. Che spada sta usando? Spada reale da 36. Io userei questa. Stupido coso mi ha anche fatto rovinare un pelo l'immagine. No, aspetta, 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 fammi mangiare. Raga, la sento solo io la musica epica che c'è. Questa non è la musica da boss. Questa non è la musica da boss normale. Dove vai? Oh! No, quello è lo scrigno. Aia! Salve! Allora ragazzi, mi aspettate un attimo. Scusa, ma che sono inseguito, no? C'è sta roba enorme che. Guarda, sta tirando giù tutto. Ma è pazza! È impazzita sta Moldenottera! Dai cacchio! No, no, aspetta, aspetta che gira. Ok. Guarda che bellina! Bellina che è. Vieni qua, Moldenotter, guarda che picchia tutti, non gliene frega niente. Rubino. No, niente rubino. La colpisco, sì che la colpisco. Guardala. L'ho uccisa? L'ho uccisa? Uccisa. Oh, quanta roba. Cuore di Moldenottera. Oh, enorme. Oh, cacchio, ma danno scrigno? Porca vacca. Lascia pure gli scrigni sta roba, oh. Pinna. Oh, eccola la pinna. Un'altra pinna. Altre pinne. Tante pinne. Oh, buono. Pinne servono sempre, cacchio.
Devo potenziarci la roba con le pinne, mi pare. O comunque qualcosa devo fare con le pinne. Aspetta, vieni qua, non andartene. Stupida foca. Stupida foca, ha detto non andartene. Stupida foca. Ma da foca. Ok, sono igni sti robi. Bene. Oh, oh, no, se muoio è finita. Se muoio mi ammazzo. Bene. Abbiamo finito. Dai, foca. Guarda dove stai andando, dove vai? Vieni qua, vieni, non rompere. Stupida foca, ignorante. Te sei la mia foca. T'azzardare. Andiamo. Abbiamo sconfitto la Molde Notte, ora possiamo fare tutto adesso. No, più che altro, adesso che l'abbiamo sconfitta. È finita. Cos'è che c'è qua? Ma c'è un'altra! Oh, ciao! Ciao ragazzi! Cosa c'è te? Un arco? Un qualcosa? No? Stupido coso! Stupido coso! Stupido coso. Stupido. Ok, ce n'è un'altra. Sei mia. No, aspetta, fammi mangiare prima. Prima di dirlo. Anche perché qua. Travento. Guardala! Epica! La voglio. La voglio sconfiggere. Forza. Come at me. E boom! Cosa fa? È uscita? No, non è uscita. Cioè, è uscita ma non è uscita. Ok. Aspetta, qua c'è da accendere questa roba? Presa! Ma ciao! Guarda che carina! Aspetta, fammi usare le armi pesanti, però. Tipo questa! Boom! Tra l'altro c'è la roba attiva dei. Dei fulmini. Power Rangers! Papa Power Rangers! Papa Power Rangers! Bellissimo, bellissimo, è stato bellissimo. Voglio rifarlo. Voglio rifarlo. Dammi sta roba. Al bar reale, pusa via. Voglio vedere se si accendono queste cose. Non ho un arco? Sì che c'è un arco, non rompere. Si accendono? Per me si accendono. Infatti si accendono. Ok, aspetta, fammi vedere. Ho un qualcosa che va in fiamme. Ho tenuto qualcosa che va in fiamme? Assolutamente no. Torce, non c'ho niente. Bacchette, non c'ho niente. Posso mandare in fiamme uno scudo? Tipo questo Silvano? Lo scudo Silvano va in fiamme. Ops. Ah, si è spaccato. Niente. Facciamo così. E chi si è visto, si è visto. Penso che siano ad accendere queste fiamme. Qualcosa fanno. Era ovvio. Un sacrario addirittura? Ottimo! Ottimo, 1 ora e 20. Ottimo! Cacchio, un sacrario addirittura. Pensa a te. Pensa a te. Bere 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 bere.
Tokayu. Pensa a te. A sto punto io l'unica cosa che potevo pensare era accenderle. In realtà non so per cosa. So che succedeva qualcosa, so che sarebbe successo qualcosa, ma non sapevo cosa. Cioè, pensavo forse un Korogu. Poteva essere un puzzle da Korogu. Non pensavo un Sacrare, anche perché poi Sacrare non lo sai. A meno che non ti esca la quest, non lo sai. Probabilmente era la quest di Kashio, di qualcosa, perché era a caso. Arco Gerudo. Vabbè, abbiamo rotto adesso l'arco, quindi ci sta. Potremmo... No, dovremmo cercare altri Korogu per ampliare ancora di più le armi. Anche quelle sono da fare, assolutamente, perché non posso continuare a buttare roba. O perlomeno... Ok, siamo a 4, ottimo. Dovremmo per gridare anche gli archi. Scudi no. Anche se in realtà anche gli archi, perché tanto gli archi non li uso. È più la rottura che ogni volta devo... Cioè, le armi si spaccano fisso, gli archi non li spacco quasi mai, perché non li uso quasi mai. Però dovrei forse usare anche più gli archi. Cioè, io ho le frecce. Dovrei. Dove siamo, più che altro? Esile del dragone. Ce la facciamo? Mi servirebbe una foca. No, no, ho detto foca. Analfabeti. Foca, ho detto. Mi esco loro. Mi si è messo. C'era una foca qua in giro, dai. Aspetta, aspetta, fammi vestire, guarda che se no muoio. C'era una foca. Ehi. No. Quasi quasi vado al villaggio a prenderla. Andiamo direttamente al villaggio. Dove sto andando? No, sto salendo io poi. La fa una botte contro un coso d'argento. Non vo- mi scoccia a pagare per le foche. Non si pagano le foche. È come quando te adotti un gatto o un cane. Non paghi per adottare un cane, dai. Non ha senso. Una foca resta per sempre. Tranne quando muore. In quel caso è morta, quindi no. Però una foca è per sempre. Non come i diamanti. Per me dovremmo tutti regalare delle foche. Al posto che i diamanti. Alle vostre ragazze, vostre mogli. Basta diamanti, costano. Regalateli una foca. Cacchio, sì. Movimento. Lo voglio. Movimento 5 foche. Regala una foca alla tua amata. Basta, lo creo. Mi candido come sindaco. La voglio. Voglio che il mondo capisca che le foche valgono. Le foche del deserto. Esatto. Votate. Sono sparite le foche. No, ho detto foche. Dai, oh, ma una foca. Cos'è? Ha parcheggiato in doppia fila. Me l'hanno portata via. Non lo so. Yamea. No, no, no. Cacchio, ho sbagliato. Scusa, ho sbagliato tasto. Comunque, se non avete uno scudo, non potete surfare. Questo era ovvio. Però mi sa che lo scudo silvano si è spaccato subito, perché l'ho usato troppo. Amo di scudo per focare qua. E qua c'è un qualcosa, comunque, non vorrei dire, ma adesso che non c'è il colosso, comunque. Questa è da esplorare. Anche sta fortezza qua sopra. Sta roccia. È da esplorare. Aspetta. Aspetta, 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 calmo. Tu cacchio sono? Ah, ecco. No, sono morto allora qua io. Giusto. È laggiù? Sì, ma non voglio perderla. Oh, cacchio.
Non voglio perdere la foca per una moldenottera. Aspetta, 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 io voglio andare là all'esilio. Quindi vibra, vibra, gira, vira, quello. Voglio andare qua. Quindi moldenottera, stai zitto un attimo. Sono tre moldenottere. È la terza che vedo qua, eh. Siamo calmi. Abbiamo mica esagerato. Quattro! Rovine del patibolo. Quattro moldenottere sono. E la foca mi abbandona, aiuto! Che bastarda, in mezzo proprio. Grazie. Mi prenderò dei minerali. Diamante! Stupida foca. Stupida foca che mi abbandona nel momento del bisogno. Eh? E perché ti ho bombardato due volte per prenderti? È per questo? Forza! Mi hai demolito la mia foca? Eh? Adesso prenderai l'ira di Link. Il protettore di foche. Aia. Perché non ha fatto niente? Oh, esci fuori? Guardala che bellina! Sembra un serpente. In realtà fa schifo. Cioè, è bella. Però fa schifo. Ah, si mangia la bomba. E poi la faccio esplodere. Ah, ho capito. Ho capito. Mi dispiace però, perché adesso le prendi. Ma le prendi tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Quanto cacchio toglie quella roba dei fulmini? È allucinante. Yeah. Yeah. Due scrigni mi ha dato. Mamma. Ti voglio bene. Spada reale. Grazie, pieno. Ci credo. Porca vacca, due scrigni. Scudo reale. Che mi lascia tenere perché ha spaccato quell'altro, giusto. Porca vacca, ma sai quanti soldi ti fai? Che poi non ci metti neanche molto a farle. Se le fai così. Il problema è che mi si spaccherà prima o poi la spada a 66. Oh, lì c'è un Korogu. Dai, mi aveva dato un diamante. Che palle. Ho trovato un diamante. Vabbè, un diamante vale l'altro. Preferivo una foca. Per me è meglio una foca. Il diamante si trova, le foche no. Questo dice molto. Ma cosa stai facendo? Aspetta un attimo. Ok, mappa. Devo andare di là. Sì, un po' spostato. Vabbè, di là. Senza foca. Grazie. Perché subisco per il caldo? Mangio. Ok, non so cosa ci sia, però esilio del dragone. A parte che dall'immagine lì mi sembrava un teschio. Bello grosso. Poi noi, sapete cosa? Noi dobbiamo fare ancora le foto per quel robo, per quel tizio che voleva le foto dei teschi di balena. Che vedete che già mi dà fastidio qua. La tempesta. Serfo. Serfo. Fuck yes. Fuck yes. Fuck yes. Finirò da qualche parte. Ho finito il cibo. Ok, rieccoci in carreggiata. Dove sto andando però? Che non si vede niente. Guarda qua, ho trovato una rovina. Quanta gente c'è qua dentro? Oh, ragazzi. Ok,
È un party? Qualcuno c'è morto. Qualcuno mi ha visto anche. Aiuto. 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 C'è un qualcosa qua? Parte loro con le frecce. Cioè non mi sembra. Sto solo morendo di fame io. Guarda che sta morendo lui. Via un attimo. Fuga. Ok, non so minimamente dove stia andando. Però qualcosa mi dice che non è la parte giusta, vero? No, becco sti cosi. Teschi. Salve, scusate, non volevo disturbarvi. Mi son perso. Mi sono un attimo perso. Non mi dice neanche. No, non posso andare oltre. Ho raggiunto un limite. E sta mappa non funziona. Oddio, no, ma sapete cosa? Uccelli, dove andate? Ditemelo almeno. Sapete cosa? Sì, io non ho più la mappa, non posso neanche teletrasportarmi. Oh cacchio. Allora aspetta, là c'è il colosso. Quello dovrebbe essere il colosso. Che è un pelo più in là. Forse devo andare di qua. Ok, no, infatti devo tornare indietro. Ero lì vicino. C'ero quasi. Aspetta, facciamo così. E andiamo sempre dritto. C'ero vicino. Perché era, è in mezzo al te, cioè dopo il teschio. Però se ci avessi una foca, mortacci sua, Moldenottera, che mi uccide le foche, ti credi di essere? Ragazzi, ma voi c'avete uno scrigno? Sì che c'hanno uno scrigno loro qua. Ah, capito. No, 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 aspetta, no, non abbiamo capito. Io volevo surfare. Volevo... Eccoci qua. Ottimo. Sempre dritti. Oh! Gran fossile di Gerudo. Con che faccia? Sai che foto? Ok. Oh! Fatta! Quanta roba! Awakai! Quanta roba? Tutto adesso? 1 ora e 38. Vabbè, dai, taglierò un pezzo e farò tre parti, una un po' più lunga, fa lo stesso, dai. Abbiamo fatto un sacco di roba. Sapete che mi è piaciuta veramente tanto sta registrazione, eh? È la prima volta che faccio qualcosa. Incredibile. Di solito in un'ora e mezza, in un'ora e 40, quello che è, faccio due sacrari e non scopro niente. Oggi invece abbiamo fatto un bel po' di robe. Sono veramente contento. Questa? Questa andrà qua. E questa andrà qua. Ok, facile. Si trasmettono elettricità così. Bene. È che me la devo portare in giro, vero? Non credo. Qui c'è questo che funziona con l'elettricità. E l'elettricità deve andare lì. Mi faccia capire. Vabbè, cosa c'è lì sopra? Cos'è, legata? Aspetta. Aspetta, aspetta. Che c'ha la catena. In acqua non ci arriva. Oh, in acqua c'è uno scrigno. Vieni fuori, piccolo. Non ti faccio del male.
di me ti puoi fidare. E probabilmente conduce anche, per cui con la palla lo attacchiamo lì. No, però non devi farlo passare lì. No. Ok. Ah, bene, neanche, non c'è bisogno. Fa da solo. Ottimo. Ok. E mi porti su. Poi te vieni con me. Prima uccidi. Stai calmo, eh. Ok, questi qua mi hanno già un po' rotto. Quindi uno dietro l'altro, ve ne andate, grazie. Ok, quindi non... cioè, devo portarla lì, ma devo stare attento. Ok, c'è uno scrigno qua da qualche parte. Lì sopra. Quello mi interessa. Probabilmente devo stare attento a dove lo uso. Fammi vedere qua sopra. Guarda, guarda che mi ha aperto quello. Qua c'è uno scrigno. Volevi? Ah beh, me lo faccio anche vedere volendo. Era nascosto. Ci sta. Eh certo. È giusto. È giusto. Dai. Palla. C'è una palla, eh. Apri. Ah, aperto di qua. Ok. Qui c'è un ingranaggio. Che probabilmente va da qualche parte. Non so dove. Ok. Questo mi sposta tutto. Teoricamente questo per un momento mi apre. No. Ah, devo bloccare. Io blocco qua. Così vanno tutti allo stesso piano. No, solo questi due. In realtà solo quello centrale, perché quello torna giù tutto. No. Il cacchio. Ma cacchio funziona? Questo può andare più indietro? O no? Quelli là sì. Aspetta, questi cosi qua fanno qualcosa. Ah, posso muoverlo? E a cosa mi serve muoverlo? Aspetta, 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 ci sono. Ce l'ho. C'ho la soluzione. Conan. Non c'è niente, vero? No. Ho la soluzione. È mia. Però aspetta, no, qua. No, è giusto. Ho la soluzione, ho la soluzione. Questo va qua. Questo va giù. Quello va un pelo su. Ok. E mi apre lì.
Mi apre qua, resta aperto. Ho finito l'ingranaggio. L'ingranaggio va da qualche parte. Si incastrerà da qualche parte. Ah, qui. In mezzo è passato. Va bene. Che cacchio me ne frega. Ok, pensavo di fare un po' più preciso, ma va bene. In mezzo. Via. Ottimo. Un'ora e tre quarti. Vabbè, fa lo stesso. Abbiamo fatto un sacco di robe. L'ho già detto? Sì, ma abbiamo fatto davvero un sacco di cose. Adesso attiviamo la fata radiosa. Sempre che sia una fata radiosa. O magari una fata equina, un'altra, no, spero di no. Una fata di Korogu. La voglio? No, probabilmente sarà una fata radiosa. 105 sacrari. 105, 106 con quello che non abbiamo ancora fatto. Poi però è bello perché ce ne mancano ancora 10 probabilmente che non sappiamo la locazione. È un gran casino. Qua ci sono un sacco di fate che mi ciulo. Fatina, fatina. 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 Vieni giù, fatina. Fatino! Salve. Aiuto, mi sono perso. Ok. Ah, è scappata. Forse non era il modo più... c'è un coso là pure. La foca. Giovane, ascolta le mie parole. E magari un'altra volta. Fata radiosa Tejera. Sorgente meravigliosa, ok, le offerte sono diminuite. 1000 rupie? Ma guardate che barboni sono! Non ci credo! Per 23 rupie! 23! Aspetta, no, c'ho... Allora, arrivo subito. Ok, sono andato a vendere un po' di robe. Diamanti, un diamante, vari topazi, comunque robe. Sono di nuovo qua, sì. Oh. Guarda te, c'ho 4800 rupie adesso. Cacchio, 1000 rupie. Me l'avete detto che la fatta più costosa era da 1000, quindi è questa. Probabilmente la terza. Cioè, l'ultima che trovate è la più costosa. Non credo che se la trovate per prima vi chiede già 1000. O sì. Potrebbe. Via, un altro cesso qua. Un'altra bella donna, volevo dire. Bellissima. Bellissima. Fantastica. Ci stava pure strozzando. Scusa, salve. Tehera, fatta della grande terra. La prima delle quattro sorelle. C'è un'altra. Non lo dico per dire, sappilo, ok, lo rischio di dire, vuoi la prova? Ciò che sto pensando. Sarebbe meglio saltare direttamente al potenziamento dei suoi vestiti, vero? In realtà no, stavo pensando dov'è la quarta. Va bene, vediamo un attimo. Ecco, io è l'ancestrale che sto cercando di potenziare, giusto? Il problema è che mi chiede 5 nuclei ancestrali e sono un barello. Non li ho per tutti. No, stai calma. No, questa mi bacia direttamente. Link, mi dispiace per ciò che stai passando. Vuoi altro? No. Vai. Potenziamo questa da battaglia. Oh, dai, già ho qualcos'altro. Ok, ho l'elmo al 3, l'armatura al 3 e i gambali. Purtroppo mi manca il cuore di Boblin, non l'avrei mai detto, ma mi manca, a quanto pare. Praticamente, mi manca la quarta allora, per il quarto potenziamento. È un'assurdità, eh? Cioè, vedete che c'ha 18 di difesa, è allucinante. E io potrei stare qua a potenziare, anzi, quasi quasi mi metto a potenziare già io la roba, no? Ecco, questa cosa però mi serve.
Io le pinne mi sa che le avevo prese per lei, per questa, vero? Quasi quasi, adesso fuori schermo, mi metto a potenziare la roba e probabilmente andarle anche a cercare. Vado a prendere qualcosina in luoghi già visti e mi metto a potenziarle, perché in questo modo riusciamo. Ecco, qua mi servono le carote, però niente, nient'altro. Va bene, direi di far basta, anche perché davvero sono. Io sono. Ho raggiunto le 2 ore. Penso usciranno 3 parti, una uscirà un pelo più lunga, un qualcosa, non lo so. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto veramente tante cose, ma veramente tante. Brio carota ce l'ho la foto? Abbiamo fatto veramente tante cose. Sì, ce l'ho, lascio questa. E la cosa che adesso farò, probabilmente, come ho detto, o potenzio e vado a cercare i pezzi per potenziare. O se no, ci vediamo direttamente la prossima volta. Qua c'è da esplorare sta oasi. In realtà, che forse l'abbiamo già esplorata, sapete? Non lo so, non mi ricordo. Sarebbe da. Di sicuro sta zona la concludiamo, la facciamo tutta in mezzo. Poi, probabilmente, una di queste parti andremo anche alla terra finita. Dobbiamo fare tutto. Ragazzi, dobbiamo fare tutto prima di andare da Ganondorf. Quindi mettetevi il cuore in pace. Ganondorf lo vedremo tra un bel po'. Abbiamo fatto adesso il colosso, quindi con calma. Nel frattempo, io vi saluto. Ci vediamo in prossima parte. Zelda Breath of the Wild. Qua da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.